Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Emilia, è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Al top. Tra Mac 100 comunque attira sempre personaggi importanti del mondo del basket. Sabato scorso in tribuna sedeva coach Claudio Vandoni, che ha portato il suo in bocca al lupo a Tra Mac 100. Sentiamo. Con grande piacere, la vigilia immediata di 100 Bottegone, incontriamo coach Claudio Vandoni. Buonasera. Buonasera a tutti. Io sono sempre contento quando vengo a 100, trovo sempre amici, è come tornare a casa. È stato un periodo stupendo che ho vissuto, ho trattato in una maniera unica e per me ogni volta, ripeto, è come tornare a casa. Ecco, un momento non molto fortunato per la Benedetto, tu da esterno come lo vedi? Io vedo che quando ci sono dei problemi, e i problemi ci sono sempre, la cosa più gratificante è capirli, leggerli e essere capaci di superarli. Dopo la soddisfazione è ancora più grossa e io sono certo che una società come 100, i giocatori che ha a disposizione, sicuramente troveranno modo di superare un momento poco felice o un momento con qualche problema, ma ripeto, la piazza è talmente matura da essere capace poi a superarli e il momento che uno supera i problemi è ancora più contento di averlo fatto. Per quanto ti riguarda, le prospettive di trovare una squadra imminente? Io sono uscite anche due o tre notizie anche abbastanza vere. Io non ho nessuna fretta di tornare. Io
sono in una fase della vita in cui mi posso permettere di operare delle scelte. Voglio delle scelte che mi emozionino, non voglio firmare dei contratti solo per timbrare il cartellino. E allora il giorno che sarà, che sentirò questa emozione, lo farò, al di là di dove sarà. Certamente una delle ultime cose che sarà il contratto, mi interessa proprio poco, mi interessa capire i progetti e le motivazioni che mi regaleranno. In quel momento ritornerò. Oggi non mi sento ancora tanto attratto da quello che mi è arrivato. Grazie Claudio Vandoni, in bocca al lupo. Grazie, grazie a te. Poi andiamo da coach Lupo Giordani e in conclusione da Brighi, ultimo ingaggio di Tramec 100, che da subito si è introdotto bene nella squadra. Poi ci risentiamo per l'incontro con Basket Cecina. Franco Giordani, analizziamo la partita di questa sera, forse fin troppo facile. Fin troppo facile, non lo so. Direi una partita giocata con grandissima intensità e impegno difensivo che hanno fatto la differenza. Più che facile, direi che ci abbiamo messo molto del nostro. Abbiamo limitato nei momenti che contavano per creare il break, l'abbiamo limitato con una difesa splendida per tanti momenti, giocando una partita di un vigore fisico-atletico importante. Questa secondo me è stata la chiave della partita, un'intensità vera, giocando anche qualche pallone di qualità in attacco, in più abbiamo fatto canestro, e quando si fa canestro con i piedi per terra, con certe scelte, dopo diventa un po' più facile, anche se non siamo ancora così fluidi come vorrei che fossimo in attacco, non siamo ancora la squadra che vorrei vedere, malgrado i 110 punti che vengono molto da tante situazioni di contropiede primario e da palloni recuperati e da situazioni di rimbalzo, dove abbiamo dominato nell'aspetto fisico della partita. Sono ovviamente contento perché fare 110 punti, subire 70, giocando con tutti i ragazzi, ognuno ha messo il suo mattoncino. Credo che questo sia il viatico per far bene. Avevo già visto delle risposte a Piombino, oggi ho avuto alcune conferme. Abbiamo preso la strada giusta. Vi do un esempio. Andrea Haus nel terzo quarto non ha avuto un pallone per tirare e ha giocato una partita di un'intensità mostruosa senza scollegarsi mai, senza pensare al fatto che lui non stava facendo, ma rendendosi utile alla causa continuamente. Questo secondo me è l'atteggiamento da tenere e chi mi porta a casa. Brighi? Brighi direi che si sta togliendo un po' l'allone di dosso, sono convintissimo che sia un ragazzo di talento con caratteristiche importanti per giocare a pallacanestro. Ha una grandissima abilità e mi intriga molto il fatto di averlo vicino a contento perché creiamo una variabile veramente importante nel talento del trattamento di palla. Con due giocatori così abbiamo un'alternativa veramente importante. Era da un po', diciamo, che non giocavo moltissimo, nonostante dove ero prima a Orti Nuovi, la squadra fosse molto forte, il gruppo molto buono, però volevo, diciamo, appunto cercare di dimostrare un po' il mio valore che ancora non sono riuscito a dimostrare e ancora non ho dimostrato. Cioè non è proprio competizione, nel senso certo, ognuno dà il meglio per dare un utile, sì, una mano utile. 21, 19 anni che giocano. Certo, sì, sì, infatti, no, alla fine è venuto fuori, diciamo, nel negativo, una situazione che potrebbe fruttare molto bene, diciamo, e tutti e due siamo due ragazzi, sia io che lui, che abbiamo molta voglia di fare e vogliamo dimostrare le nostre qualità e speriamo di poterle dimostrare quest'anno qui per aiutare la squadra a fare il massimo che si può fare.